può fermare la Bayern Monaco? Fino a questo momento nessuno o quasi. Ormai la club bavarese è diventato uno squadrone che grazie alla sua capacità finanziaria può competere su più fronti. Il primo, lo scudetto, è stato conquistato con 6 gare di anticipo. In palio c'è ancora la Coppa di Germania e la Champions League. In chiave europea, da Corso Galileo Ferraris ci si chiede se sia possibile fermare i tedeschi, visto che il gap che è emerso nella gara di andata dei quarti ha visto Müller e compagni imporsi per 2-0 sui campioni d'Italia. Nonostante i bookmakers diano i Rotten per favoriti, il presidente Hoeneß invita tutti a stare con i piedi per terra e si aspetta nella gara di ritorno una Juve d'assalto. La remontada non è quindi una mission impossible per la squadra tricolore e in vista di una sfida così importante non mancano le parole di incoraggiamento di quelli che con la Juve hanno già vinto. Il primo della lista è Marcello Lippi, che ormai ha intrapreso la via della seta e si gode i successi in Cina con il suo Evergrande. Il tecnico viareggino è convinto che il 2-0 dell'andata sia un punteggio ancora ribaltabile sulla carta. Dello stesso avviso è Giovanni Trapattoni, uno che in 10 anni ha dato numerosi trofei alla Juve, tra cui 6 scudetti e una Coppa Campioni. Inoltre non dimentichiamo che l'attuale tecnico dell'Irlanda ha allenato il Bayern Monaco tra il 1994 e il 1998 con una parentesi al Cagliari e ha fatto vincere ai bavaresi Meisterschale, Coppa di Lega e Coppa di Germania. Insomma, uno che il calcio tedesco lo conosce bene. Nulla quindi è ancora perso per la Juventus. È nel ritorno che generalmente ci si gioca la qualificazione, quindi Barcellona e Milan. A questo punto bisognerà aspettare mercoledì per vedere se a pesare sarà più il risultato dell'Allianz Arena o il sostegno del popolo bianconero allo Juventus Stadium.